Nel 1980, dopo 52 anni, Madre Teresa riuscì a tornare a Skopje, nell'attuale Macedonia, la sua città natale. Così diventò figlia prediletta di Skopje. E per questa figlia prediletta, per quella figlia prediletta di Skopje, stasera è qui con noi il presidente della Repubblica di Macedonia, George Ivanov. Lo facciamo accomodare, accompagnato dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri, onorevole Rocco Crimi. Madre Teresa è diventata la figlia prediletta. Che cosa vuol dire? Che simbolo è lei per il suo paese natale? Майка Тереза на най-съответен начин го отликува она што е вековна традиция на Македонија. La Madre Teresa in maniera più adeguata rappresenta quello che è tradizione secolare della Macedonia. Да се почитува различитоста, да се живее со различитост, да се живее во хуманост и да се надпреварувате по добрина. Rispettare le diversità, vivere con le diversità e dare tanta, tanta bontà. Grazie quindi al Presidente della Repubblica di Macedonia. Buon Natale a tutti, davvero. E adesso, a proposito di Balcani, a proposito di Macedonia, abbiamo voluto donare questo messaggio musicale direttamente da Blagoj Nakoski, l'Ave Maria di Schubert. Blagoj Nakoski. Complimenti, congratulations. Grazie. E siamo